Intanto, buonasera a tutti, chi già ci conosce sa insomma, quello che facciamo. Sono diciamo, delle conferenze, queste che organizza il Polo Museale Civico in collaborazione con Lazio Crea, con il gruppo archeologico del territorio Cerite e con Coop Culture, per creare dei momenti e delle occasioni così di incontro tra le persone per fare un po' di divulgazione scientifica. E questa sera la faccio breve. L'introduzione. Questa sera racconterò le ultime novità, o meglio, quella che è la storia e l'archeologia di Castronovum. Quindi facendo un po' una sintesi di quello che già è noto, di ciò che si è scoperto negli anni passati, e poi andando ad illustrare alcune delle importanti novità che sono emerse negli scavi di quest'anno. E poi anche dire due cose su quello che sarà il futuro di questo parco archeologico che stiamo creando a Santa Marinella. Per chi non conoscesse il sito, si trova quando si esce da Santa Marinella verso Civitavecchia, a Torre Chiaruccia, dove ci sono le palafitte, subito di fronte al chilometro 64 e 300 circa dell'Aurelia. È un sito molto importante, l'antica città di Castronovum. Ora andiamo un po' a raccontare qualche cosa, se ci riusciamo. Ecco. Allora, sarà una conferenza molto lunga e noiosa, quindi preparatevi, non sarà facile arrivare fino alla fine, anche perché ho preparato un filmato che dura 7 minuti, ma che non credo che tutti abbiano visto, cioè la ricostruzione virtuale che è stata fatta del teatro di Castronovum, e poi un bellissimo video che sta facendo Saria Cipollitti, che è la figlia di Cipollitti, il regista di Piero Alberto Angela, proprio su Castronovum per illustrare il patrimonio culturale italiano. Addirittura hanno scelto Castronovum come esempio. E quindi andiamo il più possibile velocemente nel riassunto. Castronovum nasce come una colonia romana, è una città vera e propria che viene costruita, dedotta nella prima metà del III secolo a.C., in coincidenza con lo scoppio della famosa prima guerra punica. Secondo le fonti, addirittura pare nel 264 a.C. Ed è una delle fortezze, una delle colonie che i romani costruiscono lungo la costa. Qui vedete Roma, Cerveteri, il lago di Bracciano, costruiscono lungo la costa per controllare gli interessi della Repubblica Romana dell'epoca e in funzione antipunica. Tenete conto che queste coste erano state per secoli della città etrusca di Cerveteri, che era strettamente alleata, come dimostrano le lamine d'oro di Pirgi, con i cartaginesi, con i fenici. Quindi è una zona abbastanza pericolosa. E quindi deducono, costruiscono Castronovum, forse nel 264, Pirgi, nella prima metà del III secolo, qui sotto i nostri piedi, Alsium, dove è il castello di Palo Laziale, e Fregene, presso l'omonima località. Vedete, con distanze abbastanza simili tra loro per controllare questo tratto di costa ex etrusco, ex diciamo ceretano. Sono piccole fortezze, piccole per modo di dire, perché ecco, Pirgi per esempio sono 250 metri per 220, se non ricordo, Castronovum è più piccola, delle altre non sappiamo praticamente nulla quasi, però delle fortezze messe lì a controllo del litorale. Non tanto per impedire uno sbarco dei cartaginesi, i servizi segreti romani hanno scoperto che Amilcare Barca, famoso ammiraglio cartaginese, stava preparando lo sbarco, avrebbero fatto uno sbarco sulle nostre coste, e quindi queste colonie hanno la funzione di controllare se fosse arrivata questa armata di invasione per avvisare in tempo Roma. Non poteva certo opporsi ad un eventuale sbarco cartaginese, però i furbetti hanno messo le colonie lì dove c'erano i punti di approdo, perché come tutti sappiamo le navi antiche, le navi da guerra sono navi leggere, possono essere anche tirate a terra su una spiaggia, quindi potevano arrivare magari centinaia e centinaia di navi con tutti gli equipaggi, con tutti i militari, però accanto a questa forza di sbarco poi ci doveva essere tutto ciò che portava le masserizie, quindi le navi onerarie che non si portano a terra perché sono grandi, quindi tutto ciò che serve per far mangiare gli uomini, gli animali, cioè, e queste navi devono essere in zone riparate, in zone protette, in zone naturalmente predisposte alla portualità. Quindi i romani vanno a presidiare i propri punti dove queste navi potevano essere alloggiate, per così la sera sbarchi ma non mangi. Ecco, questa era la logica di queste colonie. Dunque, e qui le vedete nella mappa. Castronovum è una località ricordata dagli autori antichi, pochissimi purtroppo, e dagli itinerari marittimi e terrestri. Questa è la famosissima tabula peutingeriana, è un documento stradale romano del IV secolo d.C., pervenuto attraverso una copia medievale,
dove viene riportato Castronovo appunto lungo la costa, questa è Roma, il porto di Roma, questa è la via Aurelia, Alzium, Pirgi, Punicum, che sarebbe Santa Mariella, e poi Castronovo, con due casettine che stanno, secondo alcuni, a simboleggiare la presenza di una manzio, di una stazione di posta, diremmo noi, un luogo di sosta. Allora, successo. Castronovo, vi dico subito, è una città che visse circa 800 anni, dalla prima metà del III secolo a.C. arriva a tutto il V secolo d.C., forse agli inizi del VI, dopodiché scompare, viene letteralmente dimenticata dalla memoria collettiva, usata come cava di materiale edilizio, e ricompare, diciamo, all'attenzione degli studiosi, diciamo, di epoca moderna, soltanto nel XVII secolo, quando Luca Olstenio, che è quel signore che vedete lì nel quadro, che era il bibliotecario della Biblioteca Vaticana di Roma, la ricolloca lungo un percorso che è questo, vedete, lui ricalca la tabula peutingeriana e riesce a ricollocare topograficamente Castrum Novum tra Centuncelle e Punicum, esattamente dov'è. Quindi è la prima riscoperta, era stato anche il Cluverio prima di lui a raccontare un po' qualcosa sulla posizione di Castrum Novum. E nel 1696, guardate, 1696, questa è una carta dell'epoca topografica in cui riporta ad Punicum, che sarebbe Santa Marinella, Torre Chiaruccia, Rud Castri Novi. I ruderi di Castronovo vengono già segnalati in questa carta, che è della fine del 600 in realtà. E infatti, dopo un po' di tempo, il Papa Pio VI, volendo ampliare i Musei Vaticani e la collezione vaticana, avvia gli scavi in quella che era la tenuta della Chiaruccia, questa tenuta qui che era di proprietà della Reverenda Camera Apostolica, avvia questi grandi scavi che durano anni, dal 1776 fino al 796, decine di operai scavano nell'area di Castronovo e trovano materiale interessantissimo che in parte vedete qui, le statue famose, Aspasia, l'imperatore, Bacco, il cane, le epigrafi molto importanti che raccontavano la presenza del culto di Apollo e raccontavano una città, raccontavano l'esistenza di una propria città. Quell'iscrizione che vedete lì, trovata nel 700, tutto questo materiale oggi è nei Musei Vaticani a Roma, potete andarlo a vedere. E come dico sempre, davanti a questo molosso che è all'ingresso della galleria principale passano 2 milioni di persone all'anno, ma nessuno sa che viene praticamente da Castronovo, cioè da Santa Marinella. Allora, insieme a questi materiali statuari trovarono un tesoretto nel 1778, pensate, di 122 aurei, 122 monete d'oro, tutte accatastate una sull'altra, che poi andarono disperse in seguito ai saccheggi dei francesi, che stiamo pian piano recuperando con delle tesi, con dei lavori molto accurati. Allora, perché Castronovo è una città? Diciamo, una colonia, una fortezza, ora sappiamo, poi lo vedete, che è una fortezza di 130 metri per 70, quella più antica, quella delle guerre puniche, lo sappiamo da questa iscrizione, subito, già dal 700 era chiaro il discorso. Questo è un signore che si chiamò Lucio Ateio, figlio di Marco Capito, Lucio Ateio Capito si chiama lui, la classica idria nomina tipici del cittadino romano, con il patronimico, no? E chi è? Duom Vir Quinque, è un duoviro quinquennale, è un magistrato che dura in carica per 5 anni, lui insieme a un altro, in due, oggi diremmo due sindaci della città, di fatto, è un duoviro quinquennale che fa dei lavori, curiam, tabularium, scenarium, subeseliarum, loco privato de sua pecunia, colonia Castronovum, facendo coeravit. Praticamente lui ha finanziato, ha curato la realizzazione di che? Della curia. La curia è il luogo dove si riunisce il Senato. Quindi Castronovum ha un senato. Il tabularium, pensate, che è l'archivio della città dove si conservano oggi, diremmo, le delibere, i documenti importanti che il senato, chi per lui, emette. Scenarium e subeseliarum sono i sedili della scena, sottinteso del teatro, che però non è quello che poi vedrete, ma erano più antico, di cui non sappiamo nulla. Loco privato, cioè un terreno privato, de sua pecunia, con i suoi quattrini, diremmo noi, per la colonia di Castronovum ha fatto. Non solo, porticus, i portici, i cenacula sono le stanze dove si riuniva la gente per fare i banchetti pubblici. Però ex decurionum decreto, per decreto dei decurioni che sono i senatori, quindi lui chiede il permesso al senato della città per costruire e fare tutta questa roba, de sua pecunia ovviamente, dice sì, la fai però coi soldi tuoi,
per la colonia faciunda coeravit, quindi l'ha fatto e idenque probavit, non solo l'ha fatta ma l'ha anche collaudata. La formula del collaudo era importante nell'antichità, perché se qualcosa poi non funzionava era un problema. E quindi questo Ateio Capitone è un evergete, è un personaggio sicuramente importantissimo della colonia di Castronovum di epoca augustea, quindi del passaggio fra la fine della Repubblica e l'Impero, e che si mette in evidenza regalando alla città tutti questi monumenti, queste cose, andandola a potenziare dal punto di vista della bellezza, dei servizi, oggi diremmo, per ringraziarsi chi? Il popolo che vuota, e quindi un po' come si fa ancora oggi, quindi si offrono le cose per poter poi avere un tornaconto dopo i 5 anni per essere rieletti. No? A ridosso delle elezioni sicuramente l'avrà fatto questo lavoro già all'epoca. Quindi questa iscrizione è preziosa perché ci dice che la città è una città vera e propria, con le sue istituzioni, con il Senato, con i decurioni, quindi con i tuoveri quinquennali e chissà quante altre cose, con le strutture di una vera e propria città. E soltanto nell'Ottocento viene trovato questo rilievo, insieme anche a un altro che sono oggi al Museo di Civitavecchia, che abbiamo scelto come emblema del nostro progetto di ricerca. I due gladiatori che si scontrano vengono forse da un monumento funerario romano che doveva trovarsi lungo l'Aurelia o da quella perché parte lì fuori dalla città, pertinente a qualcuno che organizzava i ludi gladiatori, quindi è molto probabile che a Castronovo ci fosse anche un anfiteatro da qualche parte. E forse sotto via Etruria, per chi conosce Santa Marinella. E l'abbiamo scelto come emblema perché poi, ecco, simboleggia la lotta perenne tra la cultura e l'ignoranza, tra chi si batte per difendere il patrimonio culturale e chi lo va a distruggere. Ecco, fino in pratica agli anni 70 di Castronovo si sapeva pochissimo, perché questi scavi del 700 non sono stati documentati, non si sapeva niente, nulla, c'è queste statue, ma dove le avevano trovate, come era la città, non hanno registrato nulla. Piero Alfredo Gianfrotta fa la carta archeologica del territorio di Castronovum come tesi di laurea, viene poi pubblicata nella collana della Forma Italie, e qui per la prima volta vedete indicato il sito di Castronovum lungo una viabilità che viene ricostruita con altre presenze nel territorio a ridosso del Capo Linaro, un punto importantissimo per la navigazione. Ecco, questa è la sintesi topografica della situazione di Castronovum. La via Aurelia arriva al porticciolo di Santa Marinella, nel famoso ponte di via Roma, subito dopo si biforca, si divide, un ramo passa lungo la costa, servendo probabilmente le ville, quello che c'era qui c'era Punicum, dove c'è oggi il castello De Scalchi, c'era l'antica Punicum, e l'altro invece andando dritto dritto nell'entroterra verso Castronovum, che è posto esattamente nel punto d'incontro fra le due viabilità, per poi andare verso Civitavecchia, o con l'autostrada, come diremmo oggi, la via diretta, oppure ripassando sempre lungo la costa, due assi paralleli tra loro per andare a raggiungere Centuncelle. E Castronovum sta lì, in quella posizione, sicuramente andando a ricalcare e a controllare dei percorsi molto più antichi. Perché? Perché i romani sì, costruiscono la colonia nel III secolo, ma dalle ricerche che sono state effettuate non solo da noi, ma anche prima da Bastianelli, da Barbaranelli, da altri studiosi del nostro territorio, sappiamo che lungo la costa dove poi i romani fanno la colonia c'erano dei villaggi già nell'età del bronzo e poi nell'età del ferro. Il mare in fase ingressiva distrugge la stratigrafia e nella sezione vedete il materiale, vedete addirittura i piani in terra battuta delle capanne, delle case dell'età del ferro, proprio sotto le palafitte. E poi la cosa interessante che è uscita fuori dalle nostre ricerche insieme all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è quello sui livelli del mare, e questa è probabilmente la linea di costa nell'età del bronzo e nel primo ferro, molto più avanzata rispetto a quella attuale, con una rada portuale, una vera e propria rada portuale, dove confluisce il Fosso delle Guardiole, che oggi è un fossetto ma che in epoca antica non era così. Quindi questi villaggi molto antichi, diciamo preistorici, erano a ridosso di questo punto di approdo alla foce di un corso d'acqua, e come sappiamo l'acqua dei fossi in un tempo era tutta potabile, quindi l'idea di un porto era la zona riparata con la presenza dell'acqua all'interno. Ora, ci sono quindi dei presupposti molto antichi, io vedo le ceramiche dell'epoca dell'età del bronzo, medio in particolare, sono ceramiche appenniniche, cosiddette la cultura appenninica, qualcosa invece dell'età del ferro, sono i reperti che Barbaranelli trova lì, proprio sulla costa, sotto quello che oggi è il ristorante Mykonos, quelle zone lì, insomma, lungo quella costa lì. E per cui il sito era già frequentato nella preistoria e poi anche in epoca etrusca, vedremo. E per andare in sintesi, quindi, quello che vedete, il rettangolo rosso, è l'area
cinta dalle mura del castrum dell'epoca delle guerre puniche. Quella in giallo è la zona extraurbana dove iniziò il lavoro tanti anni fa, ormai quasi più di 10 anni fa. Iniziamo lì a recuperare un patrimonio archeologico che era stato messo in luce negli anni 70 e poi abbandonato. È la zona del balneum cosiddetto delle guardiole e dell'edificio quadrato, che per diversi anni abbiamo scavato, ripulito, rimesso a posto dopo un abbandono pluridecennale. L'abbiamo rimesso in luce, l'abbiamo studiato, documentato, valorizzato anche, perché vedete, questa è la zona dell'edificio quadrato, una casa, di fatto una domus aperta su un ramo della via Aurelia, che era extraurbana, però era fuori dalla città, diciamo, e mettemmo tutti i pannelli didattici, facemmo un'opera anche di restauro delle strutture per renderlo nuovamente fruibile. Poi non siamo riusciti a mantenerlo, negli ultimi 3 anni abbiamo lavorato di là, Castrum Novum, e quindi questa zona è rimasta abbandonata, perché lì bisognerebbe fare in maniera che le autorità intervengano, perché i volontari del gruppo archeologico che collaborano con il museo non possono mantenere puliti tutti i siti archeologici di Santa Mariella, ma la Multiservizi potrebbe farlo. In questo senso il sindaco Pietro Di Dei, che mi ha detto appunto di portare il suo saluto questa sera, si sta muovendo per cercare di coinvolgere la Multiservizi e il Comune di Santa Mariella per assicurare questo servizio permanente, perché non può essere assicurato soltanto dai volontari del gruppo archeologico. Ecco, dopo questa prima fase gli scavi sono iniziati sull'area dell'antica Castrum Novum, proprio dell'area urbana di cui non si sapeva assolutamente nulla, e le prime operazioni furono quelle di andare a vedere cosa c'era sottoterra attraverso i rilevamenti fatti con il georadar e con la magnetometria, che è un sistema che serve per vedere quello che c'è sottoterra senza scavare, e ha dato dei risultati straordinari. Lì vedete l'area interessata da questa magnetometria, questa qui. Ecco, qui sulla sinistra vedete il risultato, per capirci, qui c'è la via Aurelia, il mare, questa è la strada che va verso l'interno, e queste tracce chiare che vedete sono tutti muri che, messi in evidenza, già all'epoca, prima di iniziare a scavare, ci avevano già detto che esisteva una struttura rettangolare con all'interno un tessuto urbano regolare, con tutte stanze, vedete, quadrate, rettangolari, eccetera, eccetera. E insomma è stata una scoperta già questa importante. Iniziamo gli scavi nelle zone più indicate e le prime cose che sono emerse, più antiche, vedete, questa è un'iscrizione etrusca con 3 nomi, Tito, Ano e Seio e Sucio, e reperti che vengono però dalla fase arcaica, quindi sapevamo che lì dove poi i Romani hanno fatto la colonia non solo c'erano state presenze in epoca preistorica, ma anche poi in epoca etrusca. E siamo andati avanti con le ricerche e una delle scoperte più importanti è stata quella delle mura. Per la prima volta abbiamo trovato e documentato le mura della colonia del III secolo a.C., dell'epoca delle guerre puniche, e la fortuna ha voluto che all'interno delle fondazioni di questo muro abbiamo trovato una moneta, che è una litra romano-campana, esattamente di quel periodo lì, della prima metà del III secolo a.C., quindi ha certificato ciò che le fonti ci hanno raccontato, che la colonia effettivamente era stata dedotta, costruita in quella fase lì, quando c'è lo scontro fra Roma e Cartagine. Muro gigantesco, largo 3 metri, abbiamo poi scoperto dopo, studiandolo, che probabilmente era alto almeno 6 o 7 metri, se non di più, e che corre tutto intorno al perimetro regolarissimo, rettangolare della colonia, come vi ho detto 130 metri per 70, un muro costruito come tanti altri dell'epoca con i filari alternati, vedete, di testa e di taglio, di testa e di taglio, come le mura serviane a Roma, quelle che si vedono a Termini. E questo muro piega, questo è l'angolo del muro, continua e arriva alla porta. La porta del castrum è stata un'altra scoperta eccezionale di qualche anno fa, perché abbiamo trovato la struttura proprio dell'ingresso della città più antica. Questo è il basolato poi di epoca imperiale, ma queste strutture qui sono le strutture della porta, che è una porta a due camere, per cui c'era un primo portone qui all'altezza dell'arco d'ingresso, una seconda chiusura qui e una terza chiusura, in modo da impedire agli aggressori di poter facilmente penetrare nella città. Qui vedete una ricostruzione che ha fatto Stefano Vannozzi, bravo disegnatore, che ci fa vedere un po' a grandi linee come doveva essere strutturato questo muro e l'apertura, l'ingresso della città. L'altra scoperta molto importante degli anni passati è stata quella della caserma. Non si è mai trovata nel Mediterraneo, una caserma dell'epoca delle guerre puniche, non si è vista da nessuna parte. Quindi per la prima volta noi abbiamo trovato non solo le mura, ma anche ciò che rimane degli alloggiamenti dei soldati, perché sono direttamente attaccate alle mura.
La colonia è talmente piccola che non c'era spazio per fare il vallum e tutte le altre cose che facevano normalmente, quindi gli alloggiamenti li hanno direttamente appoggiati alle mura della città. E questa è una novità assoluta, non si era mai vista. Queste stanze, poi magari le vedrete meglio se venite a visitare gli scavi, sono molto evidenti, sono le stanze in cui risiedeva il presidio della colonia. Normalmente circa 300 soldati, c'è tutto un discorso su come era fatto, ma adesso ve lo risparmio. E il dato importante è stato il fatto che all'interno di alcune di queste camere, di queste stanze, abbiamo trovato dei vespai di pavimentazione. Quando hanno costruito la stanza, hanno fatto il vespaio sotto al pavimento in terra battuta e hanno scaricato all'interno del vespaio tante cose. Tutto ciò che non serviva più, era rotto, anfore, oggetti della vita quotidiana del presidio, e noi li abbiamo ritrovati e rimontati, anche ricostruiti grazie alle nostre restauratrici. Qui vedete alcuni degli oggetti che usano i coloni dell'epoca, no? Un boccale per bere, la ciotola, la coppa a vernice nera con gli stampigli per mangiare, per bere, eccetera, le anfore. Queste anfore, pensate, erano in centinaia di piccoli frammenti al di sotto del pavimento, sono state rimontate, le potete ammirare, tra parentesi, qui il venerdì, sabato e domenica è aperta la mostra all'interno del museo, gratuitamente, che illustra tutto il materiale che è stato trovato negli scavi. E sono anfore, pensate, che vengono da Minturno, alcune, quindi dal Lazio meridionale, al sud, e altre invece vengono da Ansedonia, dalla colonia di Cosa, che è una colonia che era appunto dove c'è oggi Ansedonia, con i titoli picti, con i nomi probabilmente di spedizionieri e del vino dipinti sul collo. Altri rinvenimenti molto interessanti sono questi proiettili, le ghiande missili si chiamano, sono piccolini, 3-4 centimetri fatti a punta. Sono dei proiettili veri e propri che venivano scagliati con le frombole in battaglia, e sperimentalmente è stato dimostrato che sono proiettili, una volta lanciati, vanno a circa 120 km all'ora, e questi proiettili foravano gli elmi e le corazze. Quindi quando c'erano i baleari, erano quelli specializzati, l'esercito romano schierati, 400-500 baleari che contemporaneamente tiravano questi proiettili contro il nemico davanti, arrivava una mitragliatrice addosso a questi poveracci, che venivano sicuramente uccisi prima ancora di cominciare la battaglia. E sono le armi, alcune insomma, delle testimonianze delle armi dell'epoca. Quindi c'è questo castrum piccolino, nella rada portuale antistante, e con un porto, con un luogo dove vengono scaricati, dove è il porto di assistenza per poterlo costruire, perché tutte queste mura sono costruite con i blocchi di Scaglia, che è un materiale che viene da Civitavecchia, viene dalle cave della Scaglia di Civitavecchia. L'hanno portato via mare perché ben due relitti sono stati trovati di navi con a bordo questi blocchi. Per cui li hanno portati a migliaia. Pensate, costruire un muro alto 6-7 metri con tutti i blocchi squadrati da 1,20 m, quanti ne avranno portati? E quindi serviva una struttura funzionale allo scarico e alla lavorazione di questi blocchi vicino a quello che poi sarebbe diventato il castrum. La fase repubblicana vede Castelnuovo impegnata sicuramente in tutto quel periodo, fra il secondo e il primo secolo, ci sono tutte guerre dappertutto, contro la Grecia, contro la Macedonia e da tutte le parti, e quindi c'è uno spopolamento della città, ci sono le guerre civili, ci sono le guerre degli italici per la cittadinanza, quindi sono 2 secoli di massacri praticamente, e a un certo punto, quando la situazione si calma, tra virgolette, all'epoca di Cesare, che poi non ha fatto in tempo a fare chissà che, poi di Augusto soprattutto, le colonie vengono ripopolate con i veterani, con quelli che avevano combattuto a fianco di Cesare e soprattutto di Augusto. Qui vedete i due ritratti di Cesare e di Augusto, ricostruiti anche virtualmente, e rideducono la colonia, che infatti ora dalle iscrizioni sappiamo che si chiamò Colonia Iulia Castronovo, in onore della gens Giulia, che era la gens di Cesare e di Augusto, che sono quelli che l'hanno non solo ripopolata, ma anche resa monumentale. Questo ve lo dico perché gli scavi ci hanno dimostrato che cosa fanno: prendono questa vecchia caserma, che ormai non serve più perché a quell'epoca hanno conquistato tutto il Mediterraneo, la rasano a una certa altezza e sopra costruiscono ex novo. Costruiscono i soliti edifici tipici delle città romane, no? Il foro, il decumano, appunto la curia, tutte quelle cose che avete visto, e la monumentalizzano dal punto di vista della bellezza. E abbiamo trovato mosaici, tanti altri materiali interessanti, pavimenti in opus spicatum, pavimenti marmorei come questo che vedete, viene pavimentato il decumano della città.
E poi vedete delle colonne lì di marmo trovate durante gli scavi, questa è l'aula rettangolare, sullo sfondo vedete la piazza del Foro, un pezzo che abbiamo scavato. Questo, pensate, è un capitello trovato in due frammenti, che potete vedere anche alla mostra, che trova confronto con dei capitelli di epoca cesariana che sono ad Atene, nella famosa Torre dei Venti, a Corinto, nell'Agorà di Corinto, e recentemente a Casperlonga hanno trovato uno simile. E una parte sotto, vedete, è di acanto, e sopra invece ci sono le foglie tipiche egizie, secondo questa moda egiziana dell'epoca, era particolarmente gradita ai romani. Quindi è un capitello proprio pertinente a questa rimonumentalizzazione della città voluta da Cesare e poi da Augusto sicuramente. E poi vedete le colonne del portico, le aree, frammenti di statue, questa è una mano, abbiamo trovato tantissimi frammenti di statue, anche di bronzo, a dimensioni maggiori del vero, per cui la città era ricca di opere d'arte, oggi diremmo, e di statue sia di bronzo che di marmo. C'era sicuramente il tempio di Apollo, Apollini Sacrum, e c'è questa gens Statilia, questi membri della gens Statilia che dedicano ad Apollo questa ara restaurandola, come vedete all'iscrizione, e abbiamo trovato questa statuetta di bronzo piccolina che raffigura Apollo e che trova un confronto stringentissimo con questa di Augusta Raurica, che è una città che si trova in Svizzera romana, che è praticamente identica a quella nostra. Per cui, insomma, è una presenza, questo è il culto di Apollo, molto diffusa in quasi tutte le colonie romane dell'epoca. C'è ovviamente il tempio di Giove Capitolino e poi ci sta Apollo subito dopo insieme a lui. Ecco, questo basamento che vedete rettangolare potrebbe essere un tempio, anzi quasi sicuramente è un tempio, di cui resta soltanto parte del basamento, si affaccia su questa piazza che è la piazza del Foro, molto più grande in realtà, se ne è solo un pezzetto. E qui vicino è stato trovato materiale votivo, è stato trovato dei pezzi, probabilmente un tempio, ci basta pensare che possa essere il tempio di Apollo. E a 3 metri di distanza da quel basamento abbiamo trovato questo capitello ionico, che è compatibile con l'epoca ed è probabile che possa essere uno dei capitelli delle almeno 2 o 4 colonne che caratterizzavano il podio e la struttura di questo tempio. E poi c'è una fotografia, questo rilievo che vedete è quello che rimane di un rilievo storico cosiddetto, sono dei rilievi che gli antichi romani producevano quando c'era una cerimonia importante, si inaugurava un grande edificio, si inaugurava un tempio in una città, raffiguravano in marmo la scena per esempio del sacrificio dove il magistrato o l'imperatore faceva il sacrificio di fronte all'edificio. E questo è ciò che rimane di un rilievo del genere, abbiamo solo dei pezzettini purtroppo, però quello che è suggestivo e impressionante è pensare che qui vedete c'è il timpano, un pezzo di un cerchio che è il centro del timpano, capitello corinzio, qui c'è l'altro lato, e questo tempio che viene così ricostruito è un tetrastilo, un tempio a 4 colonne corinzie con al centro un cerchio. È un tempio di Castronovum, cioè questa è la foto, diremmo noi oggi, di uno dei templi che doveva essere a Castronovum. E quel cerchio, abbiamo trovato dei confronti, potrebbe essere la raffigurazione del tempio di Apollo, quello potrebbe essere il cerchio solare, che nell'edificio reale normalmente era un grande scudo di bronzo dorato. E tutto ciò all'epoca, diciamo, augustea. Poi ci sono, abbiamo trovato i resti delle terme, quelli che vedete circondati lì con la grande cisterna scavata dai nostri colleghi dell'università di Pilsen, non so se ve l'ho detto, la straordinarietà di questa ricerca sta nel fatto che sono coinvolti, oltre al Polo Museale Civico di Santa Marinella, che è il titolare della concessione di scavo, quindi è il comune che ha la concessione di scavo, l'Università di Pilsen della Repubblica Ceca. Insieme a noi da 2 anni lavorano anche i finlandesi dell'Istituto Romano Finlandese, ci sono dei rappresentanti delle università di Napoli, anche qui presente uno di loro, e ci sono poi soprattutto i volontari del gruppo archeologico del territorio Cerite che tutto l'anno lavorano sul sito, lo mantengono sistematicamente pulito e fruibile, lo valorizzano e scavano per tutti i mesi in realtà dell'anno, soprattutto nella grande campagna che ci sarà a settembre. Quindi se qualcuno vuole partecipare agli scavi si iscrive al gruppo archeologico e viene a dare una mano sul cantiere di scavo. Quindi ecco,
le terme, poi gli ambienti riscaldati con le suspensure sono stati scoperti 2 anni fa, quindi è una città dotata di diversi impianti termali in realtà. Qui vedete un prefurnium con ancora tutte le cenere dentro, la cenere serviva per scaldare il pavimento, qui sopra c'era il pavimento vero e proprio, c'erano intercapedine dove arrivava l'aria calda e sopra si scaldava quello che c'era. E poi c'è la grande avventura del teatro. Sapevamo che esisteva il teatro già dalla prospezione iniziale e poi nel primo anno facemmo questo sondaggio dove uscirono fuori questi muri radiali, vedete che convergono verso il centro, subito identificati come il teatro, ma non si poteva scavare perché in realtà era nel terreno privato. E soltanto lo scorso anno, dopo tanti anni, grazie, devo dire, all'amministrazione comunale di Santa Marinella, è stato espropriato il terreno. È stato fatto un atto coraggiosissimo dal sindaco e dall'amministrazione che ha tolto, dando il debito indennizzo, la terra al privato di turno per poter scavare il teatro e quindi tutta l'altra parte della città che non avevamo potuto scavare perché era in terreno privato. E quindi, prima però di andare a espropriarla, vedete, abbiamo fatto sia la prospezione con il georadar più semplice, sia quella con un altro georadar più sofisticato che ci ha fatto vedere l'esistenza, vedete, della... No, questa qui in realtà è l'orchestra, questa cosa semicircolare è l'orchestra del teatro, questa sì è la cavea, quindi sapevamo insomma quasi certamente che c'era là sotto questo edificio monumentale, ma non potevamo scavarlo, finché l'anno scorso abbiamo cominciato e semplicemente togliendo lo strato di humus che c'è sopra, terra rimescolata dalle arature, poi non vi dico all'interno ovviamente abbiamo trovato tutti gli scavi, le fosse fatte nei secoli passati, non solo gli scavi del Settecento che sono stati micidiali perché per tanti anni hanno scavato con decine di operai, quindi hanno rimescolato tutto distruggendo le stratigrafie, ma anche poi nell'Ottocento e prima, poi ne parleremo dopo, è stata una gigantesca cava di materiale edilizio per secoli, per cui hanno portato via tutto scavando da tutte le parti. Ecco, qui che vedete, ciò che vedete dalla fotografia aerea è la struttura del teatro in tutti i suoi elementi, la cavea, qui sopra c'erano le gradinate, c'erano degli archi, no? Delle volte a botte radiali che reggevano le scalinate che c'erano sopra, i gradini del pubblico, l'orchestra dove risiedevano i maggiorenti della città, l'Aditus Maximus che era l'ingresso principale dal decumano e l'altro ingresso, il proscenium che è il palcoscenico e poi la scena Franz che è la grande quinta che c'è nel teatro, che chiude il teatro sullo sfondo con le famose 3 porte da cui uscivano gli attori eccetera eccetera. Quindi c'è tutta la struttura del teatro di Castronovo che ora stiamo studiando, ricostruendo, già sappiamo per esempio che la cavea, abbiamo trovato i pezzi dell'inclinazione delle volte per cui sappiamo che era alto almeno 5 metri, almeno 5 metri, e poi sappiamo che il palcoscenico era lungo 20 metri e largo 5, quindi molto grande, poteva ospitare probabilmente 1 migliaio di persone, forse di più. E la cosa interessante è che ha le spalle del... cioè il pubblico era seduto con le spalle al mare, questo tra parentesi è un unicum perché è l'unico teatro, per quanto ne sappiamo, che si trova a 30 metri dall'attuale spiaggia, non ce ne sono altri, io almeno non ho trovati, ci sono vicino al mare ma comunque a una certa distanza, questo è proprio sul mare, però hanno messo il pubblico con le spalle al mare e questo lo dico perché spesso magari si pensa a Taormina, tutti quanti hanno fatto il teatro per vedere il mare, tutto vedevano tranne che il mare perché davanti c'era la scena, per cui il mare non lo vedevano anche a Taormina e neanche negli altri teatri siciliani eccetera. Questo in particolare alle spalle al mare per un motivo molto interessante, perché intanto riparava il pubblico dalla brezza, gli spettacoli si facevano nel tardo pomeriggio, per cui eri seduto, eri protetto dalla struttura del teatro e dal velario, ma non solo, il sole tramonta esattamente di fronte al teatro sul mare e quindi nel tramonto non acceca colui che guarda, poveracci, accecava probabilmente chi recitava, però era una specie di faretto acceso sul palcoscenico, quindi era studiato in questa maniera il teatro. Poi adesso magari lo vedrete perché insieme a Roberto Malinconico, che è un ragazzo molto bravo a lavorare col 3D e non solo, e abbiamo fatto questa ricostruzione che dura 7 minuti, ve la faccio vedere per chi non la conoscesse, se Stefano riesce a mandarla, vediamo un po'.
è stata fatta in base ai reperti che abbiamo trovato. Vedrete la ricostruzione del pavimento dell'orchestra. È un'idea, diciamo, abbastanza fedele di quello che poteva essere questo teatro di Castronovo. La pianta del teatro da ortofoto, e su questa pianta in scala reale abbiamo ricostruito la struttura. Migliaia di frammenti della decorazione in stucco dipinto della scena, e quindi alcuni di questi li abbiamo usati per ricostruirne una parte. Tutta la struttura è ripresa in realtà da altri teatri ancora esistenti. Le pitture sono prese da Domus del II secolo d.C., che è l'epoca del teatro, ma è il minimo, cioè meno di questo probabilmente non c'era, perché le fronze scene di solito sono alte 2 o 3 piani. Questa è in realtà un piano solo, perché siamo in una cittadina di provincia. Queste sono le mura viste dal mare, dall'Aurelia, diciamo, da quella che oggi è la zona sommersa, che era di fronte alla città, e qui si entra nella porta che dava sul mare, e subito sulla sinistra c'è il teatro.
un amico ingegnere abbiamo ipotizzato il velarium, perché in realtà nessuno si è mai premurato di capire come erano fatti, li mettono dappertutto sugli anfiteati, ma come si aprivano e come si chiudevano francamente nessuno lo sa. E quindi abbiamo ragionato un po' su come poteva essere la manovra per aprire e chiudere questi velaria, qualora ci fossero stati ovviamente. Questa che vedete è la Porticus Porcescenam, che c'è in tutti quanti i teatri dell'antichità e dove si riuniva il pubblico prima e dopo lo spettacolo, che sicuramente c'è anche lì, non l'abbiamo trovata, l'abbiamo copiata da alcuni esistenti. E poi ecco la sera, vedete, questa è la sorpresa che ha fatto Roberto, ha immaginato lo spettacolo di notte e quindi ecco tramonta. Ecco, è una suggestione importante per poter entrare un po' nel mondo antico, che purtroppo si conserva a livello di ossa, cioè di un organismo un tempo vivo restano pochi frammenti sparsi delle ossa, che sono i muri, queste strutture che troviamo conservate a livello quasi di fondazione, però con tutti i materiali, quindi frammenti di intonaci, colonne, pezzi di marmo, cioè ci consentono di farci un'idea abbastanza precisa di come erano queste strutture, andando a cercare dei confronti ovviamente con cose già ancora esistenti, meglio conservate. E questo è insomma il piccolo miracolo che l'archeologia può fare, cioè riportarci a vedere cose non in maniera precisissima, ma comunque a immaginare delle cose esistite. E grazie a queste tecnologie moderne ci si può quasi entrare dentro, quindi avere la suggestione di viverle queste strutture. Allora, tornando a noi, molto velocemente, se no vi addormentate, questo è ciò che c'è oggi in luce a Castronovo, quindi il teatro che avete appena visto, le mura sono queste, vedete il recinto delle mura, qui c'è la porta, qui sotto c'è il muro ancora sepolto, e questo è il lato nord che abbiamo scoperto quest'anno, che poi andava a chiudere qua dietro, qui dietro c'è i resti delle mura, quindi qui doveva esserci la porta che abbiamo immaginato aperta sul mare, quella famosa che poi vede Rutilio Namaziano, che è l'ultimo autore antico che passa il racconto di Castronovum, e qui c'è il Decumano, la strada principale, qui ancora sepolta, che entra qui dentro a questa piazza, che è il foro, che si estenderà tutto qua sotto, ancora da scavare, e riesce da quest'altra parte, il teatro in realtà si apre sul Decumano, si entrava a sinistra, subito boom, si poteva accedere al teatro, quindi chi veniva dall'Aurelia o veniva dal mare, perché molto del traffico si muoveva in realtà sul mare con le barche, poteva entrare in città direttamente da questa porta che è qui sotto, speculare a quest'altra qui. E qui ci sono poi i resti delle caserme che vi ho detto, una bellissima domus con l'impluvium tipica proprio pompeiana, con il centro atrio, con tutto l'impluvio, qui ci sono le terme, quindi è ancora insomma da scavare, ma qualcosa si comincia a capire. Era carina insomma come città, ecco che altre immagini dal drone.
E lo scavo del teatro l'abbiamo avviato quest'anno, appunto, tirando fuori tutte le strutture, rimuovendo semplicemente ciò che già era stato scavato, quindi tutte le fosse degli anni, dei secoli passati, eccetera, eccetera. Sotto al teatro, cosa molto interessante che andremo a verificare quest'anno, sono emersi i resti di quello che c'era prima. Quando nel secondo secolo dopo Cristo, e lo sappiamo per certo, adesso vi farò vedere perché, probabilmente Marco Aurelio o Commodo patrocinano la costruzione di questa struttura del teatro, rasano al suolo quello che c'era prima. Degli ambienti forse di lavoro, sembrano delle cose che dovremmo capire meglio, però hanno rasato quello che c'era, che è rimasto lì sotto. Quindi la micro Pompei che andremo ad esplorare quest'anno per vedere cosa c'era prima del teatro del secondo secolo dopo Cristo. E sono queste strutture che qui intravedete, tagliate poi dai muri successivi, qui ci sono dei pavimenti, qui c'è una lunga vasca tutta colorata di blu. E se è pensato che possa essere una vasca che serviva per la tintura, una fullonica, una cosa del genere, dovremmo insomma verificarle queste cose. Questa è la pianta finalmente che abbiamo del teatro, con gli ingressi laterali, questo è il pulpitum, insomma tutta la struttura, e ora su questa costruiremo le varie carte di fase, periodo per periodo. Quindi, vabbè, questi sono appunti fatti sul campo per farvi capire come si lavora in questo settore. Questa evidenziata in giallo e in blu è la vasca che vi dicevo, questi rossi sono i pavimenti di un ambiente che si appoggia alle mura della città. E pian piano al di sotto della struttura del teatro si sta componendo il mosaico di quello che c'era prima. Ancora c'è molto da lavorare ovviamente, anche qui vedete sotto al palcoscenico ci sono queste strutture idrauliche sicuramente appartenenti a quello che era preesistente. E qui siamo poi all'ingresso, questo è il decumano della città. I gradini per entrare nell'Aditus Maximus, che era l'ingresso principale. Qui sotto c'è il mosaico, l'abbiamo tirato fuori, e si andava direttamente dentro alla scena. Perché vi dico che è di Marco Aurelio e Commodo? Perché dentro i muri ci sono questi grandi mattoni, i bipedali si chiamano, sono mattoni di 60 cm lato quadrati, 60x60, bollati, con i timbri delle officine che li producevano. Siccome c'è una lunghissima tradizione di studi su questi bolli, ora sappiamo abbastanza bene di che epoca sono, e quindi questo signore qui che bolla i mattoni del teatro, vedete, qui dice opus doliaris ex predia Caesaris nostri, cioè è un lavoro che viene fatto dalle officine che si trovano nelle proprietà imperiali, da questo Claudius Secondinus. Questo Claudio Secondino, ora sappiamo che è uno che bolla tra il 155 e il 160 d.C., per cui quella è l'epoca in cui hanno usato questo mattone, magari l'hanno usato pure 10 anni dopo, chissà, però comunque siamo nell'epoca antonina. E poi non vi sto a dire, anche c'è un pezzo di un'iscrizione marmorea, forse con un frammento della titolatura di Marco Aurelio, però insomma ne parlerò successivamente. Anche l'altro è un bollo di quell'epoca là, per cui sappiamo che il teatro lo costruiscono nel secondo secolo dopo Cristo. Qui vedete lo 0,000 di quello che abbiamo trovato di intonaci di stucchi dipinti che vengono dalla scena del teatro, vedete, ecco, vari frammenti, ma insomma minimali. E poi lo scavo ha restituito degli oggetti interessanti, no? Il capitello che avete visto per la ricostruzione della scena, abbiamo trovato delle lucerne molto carine con scene mitologiche, e di fatto la più antica attestazione della presenza del culto cristiano in questo territorio, a Santa Marinella. Questa è una lucerna, probabilmente del V se non del VI secolo d.C., con al centro, vedete nel tondo centrale, il simbolo del crismon, e cioè c'è il chi e il ro, Christos, è la lucerna paleocristiana. Quindi vuol dire che a Castronovum nel V secolo d.C. c'è una comunità cristiana che usa per la torcetta elettrica nostra, diciamo, la luce dentro casa, usa una lucerna con il simbolo cristiano, ergo è una delle più antiche attestazioni del cristianesimo in questo territorio. E poi in basso invece c'è la pipa di uno scavatore del Settecento, qualche operaio che lavorava, fumava lì e si è rotta la pipa, è rimasta lì dentro la trincea dove scavava. L'unico ambiente che abbiamo trovato abbastanza conservato è questo qui, l'ambiente 13, quello che avete visto ricostruito anche nel filmato, dove la stratigrafia non era stata toccata più di tanto dalle trincee passate. Qui abbiamo trovato delle anfore, vedete, ancora in posto,
nel riempimento, abbiamo trovato frammenti di una statua, delle iscrizioni, quindi era un pezzetto ancora conservato. E pensate che dentro, cioè sotto al pulpitum, cioè al palcoscenico del teatro, già scavato, rimescolato 200 volte dagli scavi precedenti, hanno sepolto un cavallo. Abbiamo trovato lo scheletro intero in posto di un cavallo. Qui ci sono i nostri colleghi boemi che lo stanno scavando, vedete? Eccolo, era completo, e dovremmo ora capire un po' bene, ma è un cavallo moderno, tra virgolette, insomma, era un cavallo del 700, dell'800, forse proprio dell'epoca degli scavi, che hanno sepolto dentro una delle fosse che avevano praticato nel teatro. Ecco, l'altra scoperta di quest'anno è stato il muro nord, che mancava all'appello, perché avevamo tutto quello sud, la porta eccetera, ma quello nord non si era visto. Siamo andati a cercarlo semplicemente togliendo l'humus, senza andare a scavare chissà che cosa. È uscita fuori la cresta di questo muro, che per ora abbiamo seguito per circa 62 metri. È tutto in opera quadrata, esattamente come l'altro. Ci si appoggiano delle strutture di varie epoche. Qui vedete la partenza di muri di altri ambienti che sono all'interno della città, e che chiudeva verso nord l'antica fortezza castronovana. E abbiamo trovato l'angolo, qui non si vede, ma qua giù, qui c'è proprio l'angolo del muro dove lui gira e va a congiungersi con la porta che è qui. Attaccato al muro c'era ciò che rimaneva di una sepoltura. Questo poi lo vedremo meglio dopo. Ecco, questa è la pianta di ciò che è uscito fuori quest'anno. Quindi abbiamo completato il giro, i famosi 130 metri per 70, del castrum più antico. Scoperta nella scoperta, pensate, tra gli interstizi di due blocchi di questo muro nord hanno inserito un piccolo vaso. Qui vedete in 200.000 frammenti, e qui dopo che è stato ricostruito dai nostri valenti restauratori, ed è un vaso, una forma specifica della tipologia di questo studioso che è Morel, che ha studiato la ceramica a vernice nera, della prima metà del III secolo a.C. Quindi ci certifica ulteriormente, già lo sapevamo, però ecco, è un altro elemento che ci dice che le mura di Castronovo vengono costruite nella prima metà del III secolo a.C. Perché qualcuno questo vasetto l'ha usato chissà per quale rituale, per qualche cosa particolare, e poi l'hanno inserito fra un blocco e l'altro dove è rimasto per secoli, chiuso lì. Ecco, qui vedete la tomba che è stata trovata proprio all'angolo, tardissima, con dentro due donne. Due signore di circa 35 anni sepolte all'interno di questa fossa attaccata al muro. E poi sul muro abbiamo trovato questi buchi di palo che non sappiamo se appartengono alle strutture che usarono per costruire il muro, no? Il cantiere. Questi, immaginate gli argani che servivano per tirare sui blocchi a 7 metri, 6 metri di altezza, c'erano questi grandi polispastos, si chiamavano in greco, erano questi grandi argani che servivano per alzare le pietre e avevano bisogno di basi ben solide per poter lavorare, oppure se sono staccionate magari o altre cose costruite in tempi moderni, successive però alla demolizione del muro e agli scavi moderni. E poi, da ultimo, questa pistola che ho inserito. È una pistola della metà dell'Ottocento, trovata vicino al muro, qualcuno che l'ha persa. È una pistola femminile, poi tra parentesi, è un po' un rompicapo, perché chissà che storia c'è dietro a questa pistola che è stata buttata lì e lasciata accanto alle mura di Castronovo alla metà dell'Ottocento. Allora, che fine fa la città? Vive per tutta l'epoca imperiale, monumentalizzata, il teatro, grande sviluppo nel secondo secolo d.C., ha un grande sviluppo perché è il momento in cui Traiano ha conquistato la Dacia, arrivano tonnellate d'oro a Roma, quindi ci sono le risorse per costruire di tutto, non solo a Roma ma anche nelle altre città. E poi Adriano, questi imperatori del primo e del secondo secolo monumentalizzano, e poi lentamente la città si va a spegnere e cominciano ovviamente le invasioni barbariche, come tutti sappiamo. L'ultimo che vede Castronovo e ce la racconta è Claudio Rutilio Amaziano. Era il prefectus urbi di Roma, di origine gallica, che quando i visigoti saccheggiano le sue proprietà in Gallia è costretto a lasciare Roma, di cui lo è innamorato pazzo, voleva stare a Roma a tutti i costi, invece poraccio deve partire con le navi, con una serie, con un convoglio, va lungo tutta l'Etruria in direzione della Liguria, in direzione insomma della Provenza francese, e man mano che viaggia ha lasciato questo poemetto che noi chiamiamo il De Reditum, in realtà il nome originale non lo sappiamo, cioè il ritorno. È stato fatto anche un film qualche anno fa sul De Reditum, che hanno visto in tre probabilmente.
E quindi lui torna verso la sua patria e mano a mano descrive quello che vede. E quindi passa davanti ad Alsium, passa a Cervetri, e quando arriva a Castronovum la descrive con pochi versi, dicendo però la città è semi abbandonata, dice rovinata dal tempo e dal mare. Però, dice, rimane in piedi una porta con vicino una statua di Pan, del dio dei boschi sostanzialmente, e poi racconta altre cose in relazione a questa divinità. Però ecco, ci dice che c'è ancora una porta in piedi, che è la porta sicuramente marina, perché lui passa lì davanti e vede questa, quella che abbiamo descritto prima. La città, dice, è abbandonata, ma poi i reperti archeologici, abbiamo trovato noi le monete, le anfore, i maselai, ci dice che invece nel V secolo ancora, perché lui passa intorno al 416 d.C. ed è l'ultimo che vede Castronovum in qualche modo ancora viva, dopodiché la città si spegne, e secondo gli ultimi dati archeologici si spegne agli inizi del VI secolo, del secolo seguente, in occasione delle guerre fra i Goti e i Bizantini, le guerre greco-gotiche, che racconta Procopio di Cesarea, e ci racconta che la zona qui dell'Aurelia e di Civitavecchia fu particolarmente contesa, Centuncelle, che era uno dei porti di Roma, dai Goti e dai Bizantini, e conquistavano prima i Goti, poi prendevano i Bizantini, poi i Goti, risultato, distrutto il territorio, saccheggi, figuratevi, e quindi la città si spopola definitivamente e diventa un cumulo di macerie, di rovine, e così rimane per secoli, dove tutti andavano a recuperare quello che serviva, le colonne, i marmi, i capitelli, i marmi vengono rotti e ci facevano le calcare per fare la calce. Migliaia di blocchi squadrati di questi muri alti 6-7 metri scomparsi, sono rimaste solo le fondazioni, portati chissà dove per costruire altre cose chissà dove, anche a Roma probabilmente, e le statue, gli oggetti preziosi, saccheggiata, scavi di tutte le parti, finché nel 1776 iniziano gli scavi, tra virgolette, ufficiali della Reverenda Camera Apostolica che vi ho descritto all'inizio. Tutto quel periodo lì, dal 400, dal 500, abbiamo trovato le monete del 500 che testimoniano la presenza anche lì di gente che andava in qualche modo tra queste rovine. E nel 700 vengono assoldate delle squadre di operai per andare a deforestare, per fare gli scavi, quindi eventualmente era diventato un bosco. E nelle piante del 700, in una pianta in particolare di un geometra che si chiama Pergi, il luogo viene definito come asco del cavo. L'asco è la parola che significa all'epoca bosco, il bosco, del cavo è la cava, però lì la cava non c'è, se non quella di materiale edilizio. Quindi ancora nel 700 era indicata come una cava, Castronovum, dove tutti andavano a scavare, a portare via, a fare quello che volevano. Per questo la città è stata distrutta sostanzialmente, smontata pezzo per pezzo, e alcuni frammenti come questi che vedete ci raccontano la storia delle ultime fasi. Queste sono anfore del VI secolo d.C. che abbiamo trovato in mare, ma anche negli scavi, ceramiche africane, tarde, e poi le tombe. Lungo le mura cominciano a seppellire la povera gente, cosa che prima era impensabile perché si seppellivano nelle necropoli che erano fuori dalla città, a una certa distanza, lungo le strade. Invece in quest'epoca tarda ormai questi vincoli sacri che c'erano sempre stati cadono, non vengono più rispettati, quindi si seppelliscono anche dentro la città, tra le rovine delle case e lungo le mura. Qui è stato interessante, abbiamo scavato 10 di queste tombe e abbiamo trovato i resti degli individui che erano sepolti, e gli antropologi sia di Tor Vergata sia l'ultima, l'hanno studiata, questi di Pilsen, hanno individuato alcune caratteristiche di queste persone interessanti. Sono dei poveracci, sono degli schiavi probabilmente, che hanno lavorato tanto nella loro vita, che hanno subito maltrattamenti, alcuni hanno dei colpi in testa, denutriti, con denti rovinati, quindi gente poverissima che era probabilmente lo strato sociale più basso della città, che viene sepolto lungo le mura. Alcune volte in maniera un po' più consona con la tipica tomba a cappuccina, quella fatta con le tegole, i coppi, no? Con tutto il corpo. Altre volte, pensate, un bambino l'hanno sepolto dentro un'anfora, è un rituale molto diffuso, l'enchi trismosso in quel periodo lì, cioè si tagliano un'anfora a metà di quelle africane grandi, e ci mettono dentro i bambini sostanzialmente, e le usano come sarcofago. Però questo bambino non c'entrava tutto, e quindi hanno messo le gambe di fuori, hanno coperto con dei sassi, no? E lungo le mura sempre come tutti gli altri. Allora, andiamo avanti.
Ecco, qui vedete alcune delle tombe, molto interessanti queste due tombe che non stanno fuori dalle mura come tutti gli altri, ma stanno dentro e costruite quando le mura in qualche modo ancora erano esistenti. E questo è stato un dato interessante, che sono delle tombe che hanno restituito dei frammenti di ossa che abbiamo datato a radiocarbonio al V secolo d.C. Quindi sono le ultime tombe che fanno a Castro Novo, però dentro la città. E normalmente in quell'epoca le tombe si fanno intorno ai luoghi di culto, alle chiese. Quindi c'è il sospetto che in questa zona qui della città, che è vicino alla porta orientale, potrebbe esserci stato un luogo di culto paleocristiano, visto che la comunità cristiana c'era comunque a Castronovo, lo sappiamo per certo da diversi frammenti trovati. Ecco, tra cui questi qua che vedete, la lucerna di prima, ne sono trovate tre in realtà di queste lucerne, anfore del VI secolo, una moneta dell'imperatore Giustino II, che è un imperatore bizantino della metà, seconda metà del VI secolo d.C. Lei da sola, una rondine non fa primavera, però c'è il rischio che in realtà qualcuno ancora nel VI secolo abbia frequentato e abbia vissuto all'interno della città. Allora, questo è di nuovo il recinto urbano di Castronovo, delle mura, ma quello che è importante sapere è che questo poi in epoca imperiale rimane il centro storico, diremmo noi, il cuore della città, ma tutto intorno, da Capo Linaro fino a questa zona qui, era tutto costruito, e anche nell'entroterra c'erano le ville sul mare, c'erano tante altre strutture di cui si sono visti i resti, anche addirittura qui nella zona più interna, attuale via Etruria. Quindi era una città abbastanza estesa lungo la costa e lungo il tracciato dell'Aurelia, e davanti alla città c'è il mare, c'è la rada portuale di Castronovo, questa roba qui sommersa, che probabilmente è quella che vede Rutilio Damaziano, posto che c'è città rovinata dal mare, sommersa dal mare, è perché vede le peschiere. Santa Marinella è famosa nel mondo scientifico e non solo per la presenza di questi giganteschi allevamenti di pesci e molluschi di epoca romana, le peschiere, le piscine come le chiamavano loro, sono delle strutture più o meno grandi, private, spesso collegate alle grandi ville marittime di personaggi facoltosi, o come in questo caso più probabilmente proprio veri e propri impianti industriali. Questo è lunga 100 e passa metri, è enorme come struttura e con tante vasche all'interno, protetta, vedete, da un antemurale che qui vedete sommerso qui e qui. Questa invece è semicircolare davanti proprio a Mykonos, e qui c'era una villa, può darsi che questa possa essere stata una peschiera privata, diremmo noi, mentre questo è un grande impianto industriale. La settimana scorsa abbiamo portato non qui ma alla peschiera di Punta della Vipera, che è un'altra peschiera straordinaria di Santa Marinella, 24 studiosi di tutto il mondo, erano di circa 21 paesi diversi del mondo, che sono venuti in questo convegno a Roma e poi qui per vedere la peschiera di Punta della Vipera, che è un marker incredibile per lo studio del sollevamento marino, perché queste peschiere lavoravano con la marea. Quindi erano studiate dagli ingegneri dell'epoca apposta sulla linea del bagnasciuga, oggi diremmo, in funzione della marea. Quindi quando c'era la marea di quei 30 centimetri, l'acqua entrava nei canali, andava all'interno delle vasche, ripuliva, rinfrescava le vasche, c'erano i pesci, eccetera, e con la bassa marea usciva fuori. Quindi era studiata al millimetro, con delle soglie d'ingresso, protette poi da dei filtri di piombo, tutti forati di piombo, perché entrava l'acqua e non uscivano i pesci, ovviamente. E per noi preziose, perché quando si sono conservate, come in quel caso, ci dicono in maniera molto precisa qual era il livello del mare dell'epoca. E all'epoca di Augusto, a cavallo fra il primo secolo avanti Cristo e il primo dopo, il mare sta più basso rispetto a oggi di 1,20 m, forse 1,30 m. Quindi in 2000 e qualcosa anni il mare si è alzato forse anche di 1,30 m e ha sommerso queste strutture, quello che c'era sulla costa. E per questo sono preziose le peschiere in generale, ma soprattutto queste di Santa Mariella, che sono conservate in maniera veramente straordinaria. In acqua, davanti a Castronovo, c'è di tutto, dalla spada che fu consegnata al museo qualche anno fa, dell'età del bronzo. Questa è una delle più antiche spade, se non la più antica, che sia mai stata trovata nel mare Mediterraneo. È una spada dell'età del bronzo, del secondo millennio avanti Cristo. Ne abbiamo trovato anche un'altra, tra parentesi. Ci sono statuette che vengono dal tempio di Era di Pestum, Poseidonia, materiale etrusco, questa è un'ansa di una brocca, diciamo, di un onocoe di epoca etrusca con la sirena, anfore etrusche, anfore puniche, anfore romane, di tutto. Quindi è una rada che è stata sempre frequentata dalle navi. E quello che voglio dirvi è che abbiamo sempre pubblicato nei quaderni, quindi ne vedete quattro,
adesso fatti tutti i risultati degli scavi, anche di questo siamo particolarmente fieri, perché normalmente si scava e poi nessuno sa niente quello che succede. Invece l'abbiamo pubblicati in maniera sistematica ogni 2 o 3 anni, ora stiamo facendo il 5, per ricordare quello che si è fatto, quello che si è trovato, e fare un po' una sintesi storica archeologica della situazione. Quindi è un vanto, diciamo, nostro del museo, del gruppo archeologico. E poi la valorizzazione, parecchi di voi conoscono, durante l'anno organizziamo sempre le visite guidate. A proposito, domenica che viene alle ore 18, se non vado errato, correggetemi se sbaglio, 18:30 c'è la visita guidata organizzata dal gruppo archeologico a Castronovo, quindi se volete vi potete iscrivere e andare a visitare gli scavi. E qui ne vedete una in corso, sulle mura, le scuole abbiamo coinvolto, quindi c'è un'attività didattica molto forte, Castronovo Revivit, con le associazioni SPQR, abbiamo fatto rivivere la cucina romana, il maquillage femminile, la medicina antica, è un modo per avvicinare la conoscenza del mondo antico. E quindi, che vi devo dire? Io vi ringrazio intanto per l'attenzione. La cosa importante è che sta nascendo il parco archeologico, grazie al finanziamento della Regione Lazio, della passata amministrazione, e del Comune di Santanella, che ha fatto il progetto. Abbiamo avuto i fondi per fare il parco archeologico, quindi stanno costruendo il centro visite, se passando lo potete vedere, e ci sono previsti anche altri lotti, quindi a breve nascerà lì il parco archeologico di Castronovum, che speriamo abbia lunga vita e possibilità di essere conosciuto un po' da tutti, considerando che sta sulla direttrice tra Civitavecchia e Roma, con quello che significa nel territorio, insomma è un luogo interessante. E questo scavo è un po' un laboratorio, perché mettere insieme un comune, quindi il museo civico, con delle università, in questo caso straniere, no? L'Istituto Finlandese di Roma, che ha una tradizione plurisecolare alle spalle, e soprattutto il gruppo archeologico Cerite, è un laboratorio che in questo momento in Italia non esiste, è un unicum da quanto io ne so. Università che lavora con i musei civici, che lavora con la sovrintendenza ovviamente, che lavora con i cittadini, cioè con i volontari che partecipano agli scavi e che quindi vengono sensibilizzati, perché soltanto quando si partecipa poi si capisce, quindi si crea una sensibilità tra i cittadini che diventano i primi attenti custodi del proprio patrimonio, perché questa roba qui appartiene a tutti, cioè la storia di tutti, e quindi anche le cose che la raccontano appartengono a tutti, ed è importante che la gente partecipi, soprattutto i ragazzi, i giovani. Una cosa molto bella è che su Castronovo sono state fatte già diverse tesi di laurea, altre se ne stanno facendo, quindi anche all'università ci sono studenti che preparano delle tesi sugli argomenti relativi a Castronovo. Insomma, non è solo ricerca scientifica, tra virgolette, fino a se stessa, ma è anche un intervento sociale, divulgativo, significativo. Un piccolo vanto anche questo nostro, perché, vi ripeto, di situazioni del genere, che io sappia, in Italia non ce ne stanno, dove anche il cittadino Mario Rossi può dare il suo contributo, partecipare alla ricostruzione della storia, della propria città e del proprio territorio, divenendone automaticamente un attento custode, perché se poi si conoscono le cose, se qualcuno le rompe, le sfascia, si può conoscere e quindi intervenire. Quindi è con questo che... Grazie per l'attenzione, non è ancora però finita la cosa. Saluti da Castronovum, tutta l'equipe che lavora qui. E c'è un'ultima chicca che vi faccio vedere, che è un filmato brevissimo, fatto con un drone acrobatico, da un ragazzo che lavora con Alberto Angela, che è un nostro conoscente, diciamo, tra virgolette, amico, e che sta preparando insieme a Saria Cipollitti, che è la figlia di Gabriele Cipollitti, che è il regista di Piero Alberto Angela, un piccolo servizio che andrà forse sulle reti nazionali per parlare della bellezza e dell'importanza del patrimonio culturale italiano. E lo stanno preparando su Castronovum, quindi sono venuti a fare queste riprese, è un trailer, questo è una cosa brevissima, poi sarà una cosa un po' più articolata, però è bello che abbiano scelto Castronovo in questo modo per lanciare l'idea della valorizzazione del patrimonio culturale.